Siamo con Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto. Siamo nella sede di provinciale di Viale Magna Grecia, appunto a Taranto, e cercheremo di analizzare il momento economico che stiamo vivendo, che soprattutto le imprese tarantine stanno vivendo, alla luce, diciamo così, di queste aperture, riaperture che ci sono state, ovviamente un po' di ossigeno dopo le dure restrizioni del Covid. E allora, Greco, qualcuno parla di ripresa, ma è un parolone la parola ripresa? Guarda Luigi, buongiorno ai telespettatori. Sicuramente... Io direi una boccata di ossigeno per quanto riguarda le imprese locali, perché comunque una ripresa in sé non c'è. Si sta ricominciando a lavorare, il punto basilare è che comunque non c'è una ricaduta sull'economia reale, perché chi comunque sta iniziando a lavorare sta incassando. Però comunque non spende per il semplice motivo che ha paura di affrontare praticamente il futuro. Anche perché, fatti i debiti scongiuri, sentiamo parlare di varianti e non vorremmo che malauguratamente dovessimo arrivare a nuove restrizioni, per cui giustamente chi deve investire è molto ma molto logicamente timoroso, prudentemente timoroso nel fare passi che poi magari non riuscirebbe a reggere. Certamente, perché comunque gli investimenti si effettuano con una certezza nel futuro. Non essendoci assolutamente certezza, perché comunque i contagi stanno come numero sono allo stesso livello dell'anno scorso. Nonostante i vaccini. Si prospetta comunque l'idea di un ritorno zona gialla, zona arancione e zona rossa. E quindi di conseguenza è normale che gli imprenditori non possano assolutamente programmare una linea di investimenti all'interno della propria azienda, perché comunque le aziende vanno avanti per programmazione. Tutta questa incertezza sicuramente non giova sicuramente all'economia. Io spero che quantomeno non si debba comunque ritornare a un discorso di chiusura attività, perché altrimenti questa volta veramente, come ti dicevo poc'anzi, salterebbe il banco. Ovviamente ci sono settori che risulterebbero penalizzati per sempre, penso alla ristorazione, penso ai bar, penso alle palestre, insomma abbiamo visto quali sono i settori appunto più danneggiati. Ma Federico Greco, in che modo, diciamo, questa boccata d'ossigeno potrebbe diventare ripresa vera e propria? Perché in effetti stiamo parlando di un paziente, un ammalato, che si sta riprendendo, che si sta leccando le ferite e sta piano piano riprendendo a camminare. Però ovviamente magari già sarebbe tanto per chi ha subito i danni economici del Covid riuscire a mettere in ordine i conti che molto spesso sono dissestati, e abbiamo visto quante saracinesche sono rimaste chiuse. Proprio per questo, quindi come ti dicevo poc'anzi, sicuramente una ripresa si basa su una velocità di circolazione della moneta. Nel momento in cui comunque questa moneta non circola e non ha una velocità tale da generare comunque una ripresa effettiva dell'economia reale, sappiamo perfettamente che comunque quella boccata di ossigeno sicuramente non serve al comparto economico. Quindi praticamente bisognerebbe riportare... Andiamo proprio nello specifico. Come, diciamo,
preso questo, assunto questo ossigeno che serve, no, a riprendersi, a rimettersi in piedi, come ricostruire, riprogrammare? È un po', sembra quasi il gioco dell'oca, no? O il castello di sabbia, il castello di carte ti cade ed è caduto, piano piano abbiamo recuperato le carte dal vento e le stiamo rimettendo in piedi, ma come, come dire, cercare di ricostruire sperando che non arrivi un'altra botta di vento che faccia saltare tutto? Ma guarda, sicuramente la ricostruzione sarà molto ma molto difficile, anche perché l'unica, e dipenderà ovviamente dal tipo di settore economico al quale si appartiene. Facendo un riferimento sicuramente al comparto turistico e ristorazione, quantomeno si dovrebbe cercare di modificare l'offerta ai propri clienti. Quindi bisognerebbe comunque incentivare sicuramente un discorso di consegna a domicilio, comunque un discorso di delivery. Chi è stato lungimirante un anno fa comunque è riuscito a superare il periodo di chiusura, il periodo di lockdown, certo con estreme difficoltà, ma comunque è riuscito a superare. E quindi di conseguenza sicuramente non tutti riusciranno ad adeguarsi a una consegna a domicilio, riusciranno a cambiare strategia, perché un locale che ha improntato praticamente la propria offerta di servizi al tavolo, sicuramente dall'oggi al domani non può assolutamente ignorare il servizio al tavolo per quanto riguarda per incentivare un servizio con un servizio delivery. E quindi io credo che sì, ci sarà da lavorare, ci sarà sicuramente da penare, e il problema è che sicuramente non tutti riusciranno ad adeguarsi. Altro tema. Intanto, ecco, prima di affrontare il tema del Green Pass, noto positivamente, grazie a Dio, un certo entusiasmo da parte delle attività commerciali, degli imprenditori. Evidentemente, pur con tutte le difficoltà, pur con la consapevolezza che, ripeto, tanto si è perso, però ho notato, come dire, uno scatto di reni, un entusiasmo, una voglia di ripartire. Questo già come forma mentis, come atteggiamento mentale, è molto positivo. Ma guarda, un imprenditore deve essere sicuramente positivo nel futuro, perché altrimenti chiuderebbe direttamente le sale cinesche. Sì, effettivamente c'è un leggero ottimismo, c'è, però ripeto, bisogna attendere quantomeno fine settembre-ottobre per capire che strada dobbiamo intraprendere. Fare adesso delle considerazioni, secondo me, lasciano il tempo che trovano, perché comunque in questo momento sì, è vero, tutti stiamo lavorando, tutti abbiamo iniziato a incassare praticamente il pagamento delle fatture, quasi tutti, però, e questo sicuramente ci fa essere ottimisti, però bisogna arrivare al periodo settembre-ottobre per svelare alcuni punti interrogativi. Concludiamo questa nostra chiacchierata affrontando la vexata questio del Green Pass. Da un lato la necessità certamente di avere e dare delle certezze, sia nell'interesse del consumatore sia nell'interesse dell'esercente, però il problema è anche la modalità dell'uso, della verifica del Green Pass, perché consideriamo, Greco, un ristoratore, un bar, parlo delle attività all'interno, al chiuso, al coperto, e non è che può trasformarsi in un pubblico ufficiale, cioè anche questo, cioè, non è che io bisogna
disciplinare chi dovrà effettuare il controllo, il cameriere che diventa, come dire, il poliziotto che controlla, diventa anche una situazione difficile, imbarazzante. No, non è il cameriere, praticamente... Mettere un addetto? Esattamente. Ma l'addetto poi ha dei costi, perché se io distolgo il cameriere, dico per il, o un mio dipendente, lo distolgo dall'attività in sala, dal servire i piatti, da fare altro, e lo metto lì, io ho perso una unità lavorativa, operativa. Ma anche il rapporto stesso con il cliente, perché una cosa è che il controllo lo fa il pubblico ufficiale, una cosa è che lo devo fare io esercente. Cioè è una situazione che secondo me è disciplinata male ancora. Ma sì, no, non è che è disciplinata male, non è disciplinata per niente, il problema è questo. E si lascia ovviamente alla libera interpretazione. Il problema è essenzialmente questo. Il punto principale è che il titolare o comunque chi ne fa le veci si deve assumere le proprie responsabilità sia per quanto riguarda un discorso di controllo sia per quanto riguarda poi un discorso di privacy per quanto riguarda il cliente. Diciamo che non tutti sono pronti per affrontare un discorso del genere. Il problema sarà quando inizieranno ad effettuare i controlli gli organi preposti, che cosa succederà? Perché se immagino una sala da ristorante, se trovano 5, 6, 7 persone che non hanno assolutamente il Green Pass, che cosa succede? Sicuramente ci saranno verbali ai clienti e verbali all'attività, con, presumo, con la conseguente chiusura dell'attività per 5-6 giorni. Quindi noi come associazione di categoria abbiamo cercato di sollecitare comunque un intervento affinché si possa capire come... Avere un quadro, delle norme, delle indicazioni, perché se no, ripeto, si lascia tutto alla libera interpretazione e agli errori che chiaramente si commetteranno, ma si rischia anche di compromettere il rapporto esercente cliente, che è la cosa peggiore. Certamente, perché comunque l'esercente passa come controllore, che non una malgrado, cosa che non gli spetta, suo malgrado non vuole e non gli spetta, e quindi di conseguenza fino a questo momento diciamo che ci siamo scontrati contro un muro di gomma, perché sino ad ora nessuno si è preoccupato comunque di darci indicazioni in merito.